Salve ragazze e ragazzi, benvenuti e bentrovati nel mio nuovo video. Allora, abbiamo qui queste carte preparate e stiamo facendo cosa ti sta per accadere adesso. Lo faremo con il metodo della croce celtica. Quindi ho preparato due varianti e ho scelto i mini tarocchi perché la croce celtica ha uno spazio adeguato, quindi per farvi vedere il meccanismo del gioco ho scelto queste carte piccole che sono i tarocchi dell'armonia e i tarocchi della New Vision, ma sono comunque tarocchi, ma sono mini tarocchi, sono rappresentati in maniera piccola. Allora, la prima variante è la mano di Fatima, abbinati ai Tarot Harmony. Seconda variante, abbiamo l'albero della vita ed è abbinato ai tarocchi della New Vision, la nuova visione. Allora, come vedete qui ho anche l'oracolo risponde carte della divinazione che ci daranno un po' l'energia di questa di questo momento appunto che riguarda voi che energia avete in questo momento. Allora, vi voglio ricordare che sono interattivi collettivi che sono sempre validi in qualsiasi momento li aprite, che comunque dovete sempre guardarli, ascoltarli con interesse ma con cautela perché non possono risuonare su tutti quanti voi. E volevo anche dirvi che faccio consulti privati, chi è interessato mi contatti nelle mie info. Allora, io inizio subito, ragazze, dalla prima variante. Voi, se non fate in tempo, andate pure a mettere pausa, insomma, così che potete prendervi tutto il tempo che volete per decidere. Potete decidere per il simbolismo delle varianti che sono tutte e due molto belle, oppure anche per la tipologia di carte. Va bene, ragazze? Allora, andiamo a vedere in questo momento che energia avete voi in questo momento che noi facciamo questa stesa. Che energia avete in questo momento voi che state seguendo questo interattivo e state appunto andandovi ad approcciare a cosa vi sta per accadere. Andiamo a prendere una carta e poi prenderemo il fondo mazzo e vedremo che energia avete in questo momento voi che insomma della prima variante, la mano di Fatima. Respirare, avete un'energia di pazienza, di attesa, vedete proprio un'energia meravigliosa, abbiamo la carta serendipità. Allora, voi vedete, avete un'energia di attesa, di pazienza, di fiducia, vedete qua respirare, la meditazione, vedete come sta questa persona, ecco, voi così dovete stare. Non so che cosa succede in questo video, scusatemi. Allora ragazze, no, vedevo, pensavo che si fosse ingrandito l'immagine, no, era una mia impressione. Quindi vi dicevo, voi avete questa energia, vedete, della meditazione, di respirare, quindi qua siete impaziente, attesa, avete fiducia in voi stessi, meditate col cuore, con la mente, con l'anima, insomma, sapete che presto, avrete delle ricompense se avrete pazienza, quindi siete in una situazione, vedete, di attesa, come se vi deve succedere un qualcosa di bello e quindi siete proprio fiduciosi. Qui abbiamo il numero 29, non so se può essere utile per voi, 29 oppure 2 oppure 9 oppure 92 oppure 11. La carta di fondo mazzo è la carta di serendipità. Non so se avete visto il film. Questa è una carta, vedete, di opportunità del caso, no? Fortuna, successo nei segni magici, è come se voi aspettate così che qualcosa vi cada dal cielo, porvi davanti alla persona giusta al momento giusto, è come se voi state aspettando un incontro fatale, siete lì in attesa, tranquille, con molta tranquillità, dicevo con molta tranquillità, con molta pace e serenità e consapevolezza che prima o poi arriverà la persona giusta nel momento giusto. Qui nella carta serendipità abbiamo il numero 18, non so se può interessarvi, comunque 18, 81 oppure 9 oppure 1 oppure 8.
Allora, sapete che adesso dobbiamo andare a fare la croce celtica, quindi io allontano queste carte per avere lo spazio, comunque ce l'ho qui. Quindi la vostra energia, avete capito qual è? Mettiamo la variante della mano qui e andiamo a mischiare i tarocchi dell'armonia. Quindi voi siete qui in attesa appunto che possa succedere un qualcosa di bello e siete pronti a porvi di fronte alla persona giusta al momento giusto, con fortuna, con successo. Aspettate un segno magico. Quindi siete lì in meditazione. Allora andiamo a vedere quindi variante 1, variante 1, cosa ti sta per accadere? Metodo della croce celtica. Allora, cosa ti sta per accadere a voi della variante numero 1? Andiamo a vedere. Allora, la prima carta rappresenta voi, l'energia del presente. E mettiamo qua. La seconda carta rappresenta la sfida, cioè, come dire, l'influenza, cos'è che vi può ostacolare, no? In questa vostra energia del presente. La terza carta è, diciamo, in cosa voi vi state focalizzando, no? Nel senso di che cosa vi accadrà presto. Quindi, quarta carta è la base della situazione come adesso, quindi il passato, diciamo, recente, no? Poi abbiamo la carta numero 5 che ci parla del passato recente, oppure nel prossimo, diciamo, no, scusatemi, no, pardon, riprendo tutto in mano la situazione. Ho dimenticato una carta, quindi questa la mettiamo qua, questa sarà qua, ecco. Scusatemi, ci ho avuto un attimo di nebbia. Quindi la quarta carta è il passato remoto. Ok, quindi la quarta carta è la carta che ci parla di questo. Poi avremo la quinta carta è il passato recente. Invece la sesta carta è il futuro, diciamo, un futuro prossimo. Poi abbiamo la settima carta che è la situazione interiore vostra. L'ottava carta che è il cambiamento, l'avvenimento, l'influenza esterna. Nona carta, la situazione interiore di voi e delle persone che vi stanno intorno, insomma, se c'è della situazione che vi sta intorno. E la decima carta è quella appunto del risultato, ok? Quindi quello che come cosa sarà. Allora, a fondo mazzo abbiamo il re di bastoni, ragazze. Quindi abbiamo qua l'energia di un giudizio equilibrato, di una tenacia, di una persona saggia. Quindi voi comunque l'energia vostra è propositiva, assolutissimamente così. Allora facciamo così e mettiamo appunto le carte come vanno messe. Allora andiamo a vedere quindi l'energia del presente, cioè voi in questo momento. Allora, l'energia del presente è quella del 6 di coppe. Quindi qua, come vi dicevo, voi volete un amore sincero, un amore innocente, la sincerità nei sentimenti. Questa è la vostra energia del presente. Ma l'abbiamo già vista, vedete, questa è una carta molto sincronica con queste che vi ho letto prima. Ok, vediamo cosa ostacola questa cosa. Un 6 di bastoni. Quindi ostacola la riuscita, no? La buona notizia, il successo, quindi voi desiderate questo, però l'ostacolo è che questa buona notizia, questo arrivo, questo successo, al momento voi lo attendete, cioè non si fa vivo in voi, verso di voi. Vediamo perché, vediamo diciamo l'energia su cosa voi vi focalizzate in questo momento. Vi focalizzate su voi stesse, vedete, regina di denari. Quindi qua vi focalizzate su una stabilità affettiva, ancora diciamo, materialismo, materia, quindi volete una situazione stabile. Ok? Andiamo a vedere ancora la carta numero 4, che cosa avete portato nel passato? Nel passato vedete portate un qualcosa, un amore,
una proposta, qualcuno che forse vi ha promesso una stabilità, una proposta, un qualcosa che però non è mai arrivata. Ancora l'aspettate, come dire, campo a cavallo che l'erba cresce. Per cui ragazze, qua diciamo l'energia del vostro come dire, passato remoto è questo, di una persona, di qualcuno che forse state ancora aspettando. Andiamo a vedere invece la base della situazione. La base della situazione c'è appunto questa povertà, vedete, 5 di denari, questo fallimento, perché voi vedete che non succede ciò che voi anelate, ciò che voi aspirate, ciò che voi desiderate. Quindi alla base della situazione attuale c'è questo, questa povertà, non, come dire, non c'è, non ci stanno i fondi, no? Come quando uno vuole, ha un'idea, ma non c'è il denaro per investire. Invece, andiamo a vedere poi il futuro prossimo, insomma, il vostro prossimo futuro. Ci saranno comunicazione, 8 di bastoni. Quindi, qua che cosa vi potrebbe succedere? Vi potrebbe succedere che voi sicuramente volete questo amore sincero, questo amore bello. Aspettate una buona notizia su questo amore. Voi siete una donna che avete nel momento attuale avete una stabilità affettiva, nel senso che volete una stabilità affettiva, sapete ciò che volete nella situazione attuale. Aspettate un qualcosa probabilmente in amore del passato. Qui abbiamo un cavaliere di denari, potrebbe appartenere al segno del Capricorno. Voi anche qua, regina di denari, segno di Capricorno, oppure Vergine Toro, in ogni caso aspettate una comunicazione. Quindi che cosa vi può desiderate, no? Aspettate. Quindi cosa ti sta per accadere? Questo, una comunicazione. Dopo un momento di impoverimento, di aspettative verso una persona che deve arrivare da lontano, dopo aver constatato ciò che voi volete dalla vita, cioè una situazione stabile, qua ci sarà l'arrivo di nuove comunicazioni. E queste comunicazioni potrebbero riguardare questo re di bastoni. Allora, il re di bastoni è appunto una persona tenace, saggia, un giudizio equilibrato. Parliamo di un segno di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, portarne l'ascendente. Andiamo a vedere adesso la colonna. La colonna, parliamo di voi, nella situazione vostra interiore e come vi approcciate a questa situazione. Voi vi approcciate come il sole, vedete, non aspettate altro di avere un periodo favorevole di allegria, di gioia, di felicità. Quindi questo è il modo in cui vi approcciate e questo è l'approccio giusto perché comunque sono le situazioni vostre interiori sono di ottimismo, di positività e sapete che noi se pensiamo positivo attiriamo positivo. Andiamo a vedere invece i fattori esterni, cioè i cambiamenti, le influenze esterne che potrebbero influenzare questa cosa che sta per succedervi. Ed è appunto, no, vabbè, ragazze, anche scusatemi, qui c'è un errore. Allora, questo non era il cavaliere di coppe, scusatemi, l'ho frainteso per il cavaliere di denari, ma è una carta ancora meglio perché è il cavaliere di coppe. Quindi, quando io qua, in questa carta che è il passato, diciamo, vostro remoto, no? Come dire, di quello che voi aspettate in qualche modo, come dire, in maniera simbolica, voi aspettate questo amore in arrivo, questa proposta di matrimonio, questo seduttore, quest'uomo che vi porta questa coppa dell'amore. Ecco, solo questo cambia, eh? Invece qua vedete, il fattore esterno qual è? È un fattore positivo, non è un fattore negativo, perché il cambiamento e l'avvenimento, influenze esterne, che cosa sono? È un incontro. Un nuovo incontro fortunato con un cavaliere di denari, quindi una scelta stabile. Quindi questo diciamo che dovrebbe essere il cambiamento e l'avvenimento influenzabile per voi esterno è effettivamente l'arrivo di questa persona che non solo vi porterà amore, ma vi porterà anche una scelta stabile. Andiamo a vedere le vostre paure, speranze. Cioè le vostre situazioni interiori, vostre anche di questa eventuale persona che sta per arrivare. Ecco qua, l'indecisione. E te pareva che non usciva. Quindi dovete qui essere molto abili ad avere uno spirito di adattamento.
Qui sicuramente in questa variante 2 di denari rappresenta anche appunto l'adattabilità, l'indecisione, l'avere più opzioni, quindi comunque dovete adattarvi con abilità a questa situazione. Andiamo a vedere poi il futuro, il risultato, l'esito finale. E qui abbiamo una meravigliosa regina di bastoni. Quindi qua vedete voi come venite fuori, regina di denari, regina di bastoni. Qua parliamo anche di un segno di fuoco, Sagittario e un Ariete, per l'energia prevalentemente femminile. Ma qui abbiamo la maghetta del segno, diciamo dei tarocchi. Quindi qua abbiamo assolutamente una donna comprensiva, intuitiva, profonda, profonda, una persona che aspetta e sta aspettando bene, perché comunque, ah ragazzi, c'è un altro, cioè io oggi, vabbè, domani, qua ho detto il re, perché è tutto scritto in inglese e mi confondo. Allora, io qua ho detto il re di bastoni, ma no ragazzi, è re di spade. Questo è il re di spade, quindi qua, questa persona che voi aspettate potrebbe essere un segno d'aria, bilancia, gemelli, acquario. Scusatemi, i tarocchi sono piccoli, io vedo poco. Insomma, scritti in inglese ci può stare, frainteso wands per wars. Quindi, vabbè, in ogni caso, ragazze, quindi allora che cosa vi sta per accadere? Vi sta per accadere, ragazze, un bell'incontro d'amore, ma con una persona adatta a voi, una persona comunque adatta a voi. Più che adatta a voi, prestabilita a voi, perché qua abbiamo proprio delle energie molto, molto, diciamo, che si incatenano, si incastrano. Questa persona che voi aspettate, adesso non è dato di sapere se è una persona del passato, una persona del presente, una persona nuova. Questo le carte non lo dicono, però vi dicono che presto quello che vi accadrà sarà proprio questo arrivo. Questa situazione che partirà, dove in una situazione dove, ecco, forse giusto il 5 di Pentacoli potrebbe, ma neanche, perché in queste carte parla di sì, povertà, di fallimento nel passato, di preoccupazioni, ma quello ci può stare se voi state da sole e invece desiderate un grande amore. Quindi quello che vi sta per accadere è l'incontro con questo re di spade, con l'energia del re di coppe, del cavaliere di coppe, quindi con passione, come un seduttore. Un incontro fortunato, cavaliere di denari, che vi porterà anche una proposta stabile, una scelta stabile. Ci sarà un periodo bellissimo, favorevole, il sole. Dovete adattarvi, questo sì, però qua voi siete una donna leale, generosa, piena di fiducia, e qui veramente io vedo un'ascesa molto bella, c'è stabilità e realizzazione. Quindi questo è quello che accadrà a coloro che hanno scelto la prima variante, la mano di Fatima. Molto bella questa stesa, ragazze. Ovviamente, se vi siete riscontrate, mettetemi un like, se insomma vi è piaciuto il video, oppure se vi volete iscrivere al canale, attivate la campanella, e così che potrete essere aggiornati su tutte le mie novità. Io saluto chi ha scelto la prima variante, metto qui, e do il benvenuto a coloro che hanno scelto la seconda variante abbinata ai tarocchi della New Vision, nonché a questo meraviglioso simbolismo dell'albero della vita. Guardate com'è bello, che metteremo qua insieme ai tarocchini, i mini tarocchi, perché faremo la croce celtica, e quindi per farvi vedere come viene appunto fatta la croce celtica, ho pensato bene di prendere i tarocchi mini. Allora, ragazze, con queste carte dell'oracolo risponde, carte della divinazione, andremo a vedere la vostra energia al momento della domanda. Quindi voi in questo momento che energia avete sulla domanda, appunto, cosa ti sta per accadere? Quindi qual è la vostra energia del momento? Andiamo a vedere che energia avete voi della seconda variante. Tutto ciò che brilla. E a fondo mazzo abbiamo la carta dello Yin, quindi questa è la vostra energia, tutto ciò che brilla. Quindi qua è come se oltre la superficie dovete usare gli occhi del cuore, perché il futuro vi riserva qualcosa di meglio. Ok? Come dire, non è tutto oro quello che luccica. Quindi qua state tranquilli che insomma il futuro, il fato, l'universo, qualcosa per voi ce l'ha preparato.
poi la carta dello yin ci parla che dovete lasciare che qualcun altro faccia la prima mossa, quindi dovete cedere le redini e questo vi darà potere, i vostri desideri si avvereranno, quindi voi dovete proprio in questo momento avete questa energia, quindi voi avete l'energia come se vi aspettate che il futuro vi dà qualcosa di meglio. E poi state lasciando, così non state più manovrando una situazione che vi sta a cuore o comunque siete intenzionate a cedere le redini e a non fare nessun passo perché avete capito che diciamo, questo modo di agire vi darà più potere e soprattutto i vostri sogni si avvereranno facendo così. Dovete aspettare, sapete che dovete o volete aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. Allora, adesso andiamo a vedere con la croce celtica cosa ti sta per accadere a voi della seconda variante. Cosa sta per accadere alla seconda variante? Cosa sta per accadere alla seconda variante? Cosa sta per accadere alla seconda variante? Andiamo a prendere le carte. Allora, la prima carta è l'energia del presente, cioè la situazione presente. La seconda è l'ostacolo. Abbiamo re di coppe e 8 di spade. Allora, poi abbiamo cosa accadrà in futuro. Aspettate, mettiamole così, così voi le vedete. Quindi, insomma, in cosa vi state focalizzando adesso e cosa accadrà in futuro. E abbiamo il 7 di bastoni. Andiamo a vedere il passato, diciamo, remoto, quello che dove voi venite fuori, no? Da proprio il passato. E abbiamo il 2 di denari. Vediamo il passato recente, abbiamo una regina di denari. Il prossimo futuro abbiamo un paggio di spade. Poi andiamo ancora a vedere. La carta numero 7 sono le vostre situazioni interiori, vostre anche di questa eventuale cosa che vi deve succedere e l'approccio della situazione. Fattori esterni abbiamo ancora un cavaliere di pentacoli, quindi il cambiamento, l'avvenimento, l'influenza esterna. Poi la carta numero 9 è una situazione dove interiore di voi e di tutti quelli che vi si avvicendano in questa vicenda. E la carta numero 10 è il futuro a lungo termine. A fondo mazzo, ragazzi, abbiamo la carta della ruota. Allora, cosa sta per accadere? Cosa ti sta per accadere? Allora, qui intanto voi avete l'energia del presente, quella di un re di coppe. Quindi qua voi state aspettando. O siete innamorate o qualcuno è innamorato di voi, quindi è come se voi state lottando per ottenere l'amore di questa persona. Dico lottando perché? Perché qua c'è un 8 di spade. Quindi questa è la carta che influenza la situazione presente. Quindi voi è come se avete una pena nel cuore per questo re di coppe. Come se voi, questo re di coppe, fosse imprigionato da qualche schema, da qualche cosa, magari impegnato. Potrebbe anche essere, c'ha dei figli. Qua c'è qualcosa che blocca questa situazione. Il re di coppe, parliamo di un cancro, pesci, scorpione, portarne l'ascendente. Vediamo un po' che cosa in che cosa voi siete focalizzati e cosa vi accadrà, diciamo, nel prossimo futuro. Voi siete focalizzati con un 7 di bastoni, quindi qua è come se state cercando di superare delle difficoltà, ma ci sono delle difficoltà e voi state cercando in qualche modo di superarle. Nel passato remoto, che cosa c'è? Beh, c'è stata una situazione di indecisione, come se questa persona di cui voi sentite il blocco, no? Sia stata incapace di decidere o una cosa o un'altra, o forse voi siete stati indecisi tra lui e un'altra persona. Poi sapete, fate adattare sempre un interattivo. Vediamo nel prossimo futuro che ci dice. Qua ci dice che c'è un fante di spade. Quindi qua ci saranno sicuramente delle notizie. Ci saranno delle notizie, dei messaggi, delle comunicazioni
veloci, molto veloci. Questa è un'energia appunto di pensiero, quindi c'è anche un pensiero, c'è anche un osservarvi, un spiarvi, o voi forse spiate questa persona che vi sentite imprigionata o che è imprigionata da uno schema. E il passato recente, diciamo, la base della situazione, che cos'è? È questa regina di pentacoli, che probabilmente siete voi. Quindi è questa regina che vuole stabilità, è questa regina che vuole avere ciò che desidera, no? Ciò che, come dire, vuole qualcosa di meglio, vuole una stabilità che probabilmente con questa situazione non ha. Senza contare che abbiamo anche la carta della ruota, quindi la carta della ruota a fondo mazzo ci può parlare anche di situazioni altalenanti o di situazioni cicliche. Quindi potrebbe esserci anche questo. Quindi che cosa vi sta per accadere? Allora, qui nella prima fase abbiamo, vi ripeto, voi che siete bloccate verso un amore, un qualcosa, oppure un amore che è bloccato verso di voi perché è impegnato. Voi volete stabilità, c'è stata un'indecisione, si sta per superare degli ostacoli, ma ci sono delle notizie. Qua qualcuno, uno spia l'altro o vi spiate a vicenda. Vediamo ancora l'approccio alla situazione, cioè la situazione è, diciamo, interiore di voi e di questa persona. E abbiamo un asso di coppe, quindi qua c'è un grande amore, c'è poco da fare, sia voi verso lui, sia lui verso voi. E che cos'è il cambiamento, l'influenza esterna che comunque va a, come dire, i fattori che vanno a ostacolare tutto ciò? Il fatto che questa persona non vi può dare una stabilità, cavaliere di denari. Quindi il fattore esterno è che c'è un grande amore, voi volete la stabilità, ma questa persona ancora non ve la può dare. Perché non ve la può dare? Qual è la situazione, interiore di questa situazione vostra di entrambi? È questa carta di pesantezza, questa tensione. Abbiamo un 8 di bastoni, quindi qua ci sono delle situazioni che non si riescono assolutamente a risolvere. E il futuro a termine di questa situazione qual è? È il 2 di spade. Quindi qua purtroppo si rimarrà sul 2, indecisioni, pensieri contraddittori, sentimenti contraddittori. Però i contatti non finiranno. Quindi cosa vi sta per accadere? Vi sta per accadere che qua probabilmente voi state vivendo una situazione di attesa verso un amore del passato, un amore bloccato da qualcosa, poi sapete voi, sono tante le vicende. Io vi dico che è bloccato, poi potrebbe essere bloccato perché è impegnato, potrebbe essere bloccato perché voi l'avete lasciato, perché non vi ha dato stabilità, o perché era indeciso, c'era un'altra donna. Non è determinante sapere il motivo, perché siete tanti, non è un personale, però è bloccato, questo amore è bloccato, quindi a causa di indecisioni, di appunto situazioni, superamento di ostacoli che ancora non si sono superati, voi volevate la stabilità, di fatto quest'uomo è un uomo innamorato, abbiamo un re di coppe, è un uomo che voi amate, di fatto quest'uomo in qualche modo è presente nella vostra vita, o che vi spia, o che vi chiama, o che vi telefona, o che vi manda i messaggini, è presente. Che cosa c'è fra di voi? Un grande amore. Ebbè, ahimè sì. Cosa ostacola questa cosa? La mancanza di stabilità che quest'uomo al momento non vi può dare. Quindi che cosa poi in definitiva vi fa stare in ansia nella vostra situazione interiore è la tensione. Quindi qua la tensione continua, l'esito finale è quello sì di comunicazione, ma ancora non si decide niente. Però io vi voglio fare riflettere su queste due carte della vostra energia. Vedete qui tutto ciò che brilla, che appunto ci parlava di oltre la superficie usare gli occhi del cuore perché il futuro vi riserva qualcosa di meglio. E poi soprattutto di lasciare che qualcun altro faccia la prima mossa, la carta dello Yin. Quindi qua voi dovete veramente cedere le redini, quindi voi non dovete assolutamente fare nessuna mossa. Se questa persona deciderà di venire, quello che vi sta per accadere è questo, che in realtà vi sta per accadere un non accadimento, perché in realtà questa persona ancora, pur sapendo di avere un grande amore per voi, sembra bloccata la situazione. Però non è detto. Perché questa carta ci apre un uscio, diciamo così, perché qua dice
Cedere le redini vi darà potere e i vostri desideri si realizzeranno. Quindi quello che in sintesi vi potrà accadere, ma non adesso, ma più in là, con il vostro essere fermi, decisi e non fare mai la prima mossa e di appunto usare gli occhi del cuore per qualsiasi cosa che riguarda questa situazione, vi sta per accadere che sicuramente questa persona a un certo punto sarà lui a fare la prima mossa e quindi i vostri desideri si avvereranno. Quindi questa era la variante numero 2 della variante numero 2 legata all'albero della vita. Ovviamente, ragazze, se vi è piaciuta, se vi siete riscontrati, so qualsiasi cosa, mettetemi un like. Poi, se vi è piaciuto il video, il metodo, insomma, sapete, sto facendo tutte metodologie diverse per appunto creare interattivi diversi, simpatici, per darvi nuovi stimoli. Fatemi sapere se queste mie iniziative vi piacciono con i commenti, ovviamente. Se vi volete iscrivere al canale mi farà ovviamente tanto piacere. E attivate la campanella così sarete così diciamo informati su tutte le mie attività. Ragazze e ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me fino a questo momento. Vi do appuntamento al mio prossimo interattivo e vi mando un mega bacio. Ciao a tutti!